Unica al mondo, proprio in tutto il mondo, c'è il mondo con tutti gli esseri umani dentro, tutto quanto. Tu sei l'unica essere umano nel mondo umano che difende Strecatto. Una al su 8 mondo. Miliardi, su 9 miliardi. 9 miliardi, allora, tu unica allora, che difende Strecatto. Solo tu. Solo tu. A parte che io non parlerei con la rapitrice, è vero, per è tutto vero. L'oro però magari mondo. Per difendere Strecatto. Cioè, ipotizziamo una scenaria tipo, Cico, volendo, va bene? Ok, faccio io, andai tu Strecatto. Mima, ok, allora. Strecatto sta cadendo in un burrone. Ok, no, e io faccio, io che sto andando, faccio... Cadi, no, tu sei Strecatto che cade in un burrone. Aiuto, okay. Sto cadendo. Esatto. Però per salvarlo devi passare accanto alla rapitrice, tu lo faresti? Io? Salve, se glielo passa solo vicino, certo. Ok, ora però per passare, per salvarlo devi anche farti prestare dalla rapitrice la sua giacca per fare tipo una corda. Tu fai che stai cadendo, Anna! Sbrigati, più urlante. Aiuto, ma prendo un'altra cosa, scusa. C'è solo quella. Non le vede nessuno. Ma gliela strappo di dosso. No. Ok, la prende per cui, la prende. Ma gliela strappo di dosso, però cioè tipo l'ammazzo, gli rubo tutte le cose, la prendo. La prende, la prende. Minecraftianamente parlando. Adesso, Strecatto che sta sempre soffrendo e cadendo. Ti prego. Ti prego, e chiede a te morto. Perché sa che nessuno di noi, che noi siamo tutti lì a ridere e a urinargli i calli, piedi, okay. Okay. Noi siamo tutti lì accanto che non lo salviamo, Cico, gli tiriamo le feci e tutte cose orribili, però ci sei tu che invece non lo stai facendo e quindi lui si rivolge direttamente a te. Ma questa volta devi addirittura farti aiutare da qualcuno per salvarlo e l'unica persona che c'è disposta ad aiutarti è la rapitrice. Cosa fa? Ti prego, le feci. Io sono troppissime, ti prego. Sto soffocando. No. Sta soffrendo veramente tanto, È lì lì per avere un attacco di cuore. Allora, cadendo, fermi con sta pagliacciata. No, fermi con sta pagliacciata. Era terribile, però. Allora, è da contestualizzare una cosa. Che è importante. Spesso e volentieri mi fa un po' fatica riuscire a scindere la questione minecraftiana con la questione normale. Quindi mi fa tenerezza vederlo sempre abbandonato, solo e sommerso di feci. E quindi vorrei potergli addolcire un pochino sta sofferente pillola. Però, insomma, cioè, le sue esatto. Però le schifezze, cioè, nel senso che lui ha sempre scelto di andare con la rapitrice. Ed è una cosa che comunque non mi scende e non mi scende. Però, diciamo che, non lo so, a volte non hai risposto alla domanda, Ho un'accusa da muovere io. Cioè, che domanda? Veramente. Ti ricordi ogni volta lei fa divorzio qui, divorzio lì, vado da Strecatto. Ma come ti viene in mente? È lui che fa la proposta ogni volta. Però lui, lei dice pure no, adesso vado da Strecatto. Questo vuol dire che c'è un ciuccio? Un feeling? No, perché tra tutti i vali è il meno peggio. Cioè, insomma, a te non te lo chiedo. A te non te lo chiedo proprio. No, Cico, Piadina è già preso. E poi c'è Alex. Alex non vuole vedere sottoterra pure lui. Sì, oltretutto, a Piadina pure non vorrei vedere sottoterra. Okay. Non hai risposto alla domanda. C'è Strecatto che sta cadendo. La rapitrice ti deve aiutare. Glielo chiedi o no? No. E allora muore, Muori? No, di più. Lo feci. E tanto respawn, scusa. Stai zitta, è morta, è caduta. Ma no, era una scena ipotetica della vita reale questa, La vita reale è ovvio, porca miseria, che lo aiuto, perché te non lo faresti? Aia, che gravissimo. No, non lo so, adesso. Nella vita reale? Vabbè. Dai. No, perché poi magari cado. Cosa, cioè, devo salvare Strecatto rischiando di cadere. E questo non ti conviene a te, per niente. A nessuno. Metti poi che c'è uno scorpione sul ciglio del paracipiglio. Io mi inchino. Allora, che poi in realtà dico sì, però non sono così istintiva. Nel senso, wow, allora, sono un po' bravo. Partiamo al punto.